Non riesce l'impresa al Castelnuovo, che esce sconfitta con un secco 0-3 per mano della Torres. Spazio a chi ha avuto meno minutaggio per mister Di Fabio. Ragni gioca da trequartista, mentre a centrocampo c'è Leonardo Emili. In avanti si rivede Bubalo. Netto il predominio della squadra isolana nella prima frazione di gioco. Turket, tra i più interessanti, prova subito a indirizzare le sorti della gara già nei primi minuti, ma l'impatto con la sfera non è precisa e termina fuori. Al 18esimo tegola per Di Fabio. Stefano De Gidio, colpito duro in un contrasto di gioco, è costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto entra Sparvoli. Il Castelnuovo si chiude bene e prova a ripartire. Accade così al 37esimo, quando Morelli dalla destra entra in area di rigore e Magarao coi piedi respinge. Preme la Torres, che sblocca la contesa al 43esimo. Azione orchestrata bene sulla destra, con la sfera che arriva al capitano De Matris, che con un destro di prima intenzione beffa Natale. Nemmeno il tempo di digerire il gol subito, che il Castelnuovo è sotto anche di un uomo. Bubalo, a gioco fermo, colpisce con un pugno un difensore avversario. L'episodio non sfugge all'assistente, che richiama l'attenzione del direttore di gara, che non può far altro che sventolare in rosso l'attaccante. La ripresa è un monologo rosso-blu, spezzato da qualche ripartenza locale. Al 14esimo ancora Turket prima e Diakité sotto misura non riescono a raddoppiare. Al 20esimo una delle poche sortite offensive nero-verdi. Troppo spazio lasciato a Sparvoli sulla sinistra, il rimpallo premia San Severino, ma il tiro al volo non inquadra lo specchio. Nel giro di 3 minuti però la Torres chiude la gara. Lisi, appena entrato in posizione dubbia, mette in mezzo, trovando la girata di testa di Diakité, che mette la sfera all'incrocio dei pali. Di Fabio prova a cambiare, ma le cose si complicano definitivamente quando Samuele Pin dal limite trova un sinistro micidiale che si insacca nel 7, dove Natale non può nulla. D'ora in poi è pure accademia per la Torres, che nei minuti finali non affonda più, mettendosi in tasca così la qualificazione ai quarti di finale, dove affronterà lo Scandicci. Nulla da recriminare per il Castelnuovo, che, archiviata questa esperienza, ora rivolgerà tutte le attenzioni sul campionato in cerca di una salvezza senza passare dai play-out. No, dispiace quello, perché non ce la siamo potuti giocare fino in fondo, meno, ce la siamo giocate fino in fondo, però in inferiorità numerica contro una squadra forte come la loro, sicuramente le cose si sono poi complicate. Poi i ragazzi non hanno mollato mai fino alla fine, ci hanno creduto. Mi spiace soprattutto per loro, perché si erano conquistati questa grossa squadra da affrontare, capite così? Abbiamo visto che potevamo creargli qualche problemino anche nel secondo tempo, inserendo, no, magari qualcuno un po' più fresco, però purtroppo è andata così, mi dispiace, però complimenti ai miei ragazzi. No, lui, mentre è caduto, ha sbattuto forte l'anca e gli dava fastidio a correre, allora abbiamo preferito tenerlo fuori, quindi speriamo che non sia niente di grave, che possa la prossima col Chieti essere a disposizione. Sì, vedendo insomma le partite ci eravamo resi conto che il campo era un po' non come siamo abituati a giocare noi. Abbiamo fatto poi un approccio buono alla partita, secondo me. Chiaramente loro ci aspettavano per poi ripartire, quindi non era facile poi trovare spazi per giocare, però nonostante tutto questi ragazzi hanno sempre provato, insomma, a fare gioco. Poi chiaramente dopo aver sbloccato il gol, l'espulsione, insomma, la partita è andata un po' in discesa, però poi nel secondo tempo abbiamo gestito anche la partita e penso abbiamo vinto meritatamente, insomma. L'obiettivo è fare un campionato da protagonisti. Adesso dobbiamo ragionare partita per partita, come sempre ho detto, cercare di fare più punti possibili, poi vediamo alla fine, insomma. Sappiamo che abbiamo davanti una squadra che sta facendo delle cose straordinarie, però noi guardiamo a noi, facciamo il nostro percorso e siamo contenti anche che siamo andati in questa competizione, perché insomma ci teniamo e vogliamo preparare tutte le partite da qui alla fine nel migliore dei modi.